Chitarristi, immaginate di fare come ho fatto io, passare completamente all'amplificazione digitale per chitarra. E quindi, come potreste immaginare, mi sono, diciamo, liberato di alcuni miei pedali singoli, ma me ne sono tenuti tre. Il mio pedale wah, un Dunlop Crybaby, che essendo la mia pedaliera digitale sprovvista di pedale di espressione può tornarmi utile, un overdrive da poco più di 20 euro e un distorsore valvolare. Ora vi starete chiedendo probabilmente perché ho ottenuto quest'ultimo, che ha un valore che si aggira attorno ai 200 euro. La risposta è molto semplice: perché adoro il suo suono. La domanda alla quale voglio dare risposta con questo video è: nel 2021 conviene ancora investire, diciamo, su un pedale valvolare? Seguite questo video fino in fondo se volete sapere la risposta. Ho gettato l'occhio su questo distorsore un giorno quando sono entrato in uno dei miei negozi di chitarre di fiducia e ho guardato la vetrina dove loro tengono i pedali. Innanzitutto sono rimasto molto colpito dal come si presenta dal punto di vista estetico, è veramente stupendo. Non c'è molto altro da dire, e dato che qualche mese dopo mi si è presentata la necessità di avere un distorsore nella mia pedaliera, ho deciso di farci un pensiero. Lo ho provato, mi è piaciuto molto sin da subito e alla fine ho deciso di comprarlo. E il brand, diciamo, che ha prodotto questo pedale si chiama Cicognani. So essere un brand che fa amplificatori, so essere un'azienda che fa amplificatori, ma non so molto di più riguardo, diciamo, a questo nome. Anche cercando su internet non sono riuscito a trovare troppe informazioni riguardante questo pedale. Ho scoperto adesso, guardando sulla scatola di questo pedale, che è un prodotto fatto a mano in Italia. Il che mi fa apprezzare, diciamo, questo strumento ancora di più, se devo essere onesto. È un distorsore che spinge tantissimo. Se fate musica in stile Deep Purple o Led Zeppelin, non credo sia la miglior scelta utilizzare un pedale di questo tipo. Ce lo vedo invece molto bene nei contesti hard rock moderni o comunque hard rock anni 80 e, diciamo, nella musica heavy metal. Quando l'ho comprato io suonavo principalmente heavy metal e non ero appassionato al rock leggero e al blues rock come sono adesso, quindi questo era tutto ciò che mi serviva in termini di distorsione. Il pedale ha tre controlli: volume, tono e gain. Il controllo del gain è utile quanto una forchetta quando devi mangiare una minestra, non serve a niente, tu lo sposti ma veramente cambia poco il suono. Anche con il gain al minimo il suono è veramente, veramente tanto distorto. Il controllo del tono invece è un classicissimo controllo del tono, mentre il controllo del volume aumenta semplicemente il volume di output del pedale. Come avrete capito, questo è tutto fuorché un pedale versatile. Costa 200 euro ed ha praticamente un solo suono. Tornassi indietro, lo ricomprerei? Assolutamente sì! Questo suono qua aggressivo, un po' gommoso, non lo sono ancora riuscito a trovare nelle IR, diciamo, di pedali, distorsori e overdrive contenute all'interno della mia pedaliera. Lo consiglierei però a voi? Arrivate alla fine di questo video per scoprire la risposta. Bene, adesso vi mostrerò alcune clip nelle quali vi faccio sentire come suona nel dettaglio questo strumento.
so voi, ma io adoro come suona. Saranno le valvole, saranno come è costruito, non ne ho idea, ma il suono mi piace da morire. Come già saprete se seguite il mio canale, e io non sono un grande fan delle valvole, sono poco pratiche, hanno bisogno di manutenzione, tra parentesi questo pedale ha bisogno di un cambio valvole prima o poi, e diciamo costano notevolmente di più dei sistemi digitali, con i quali si riescono ad ottenere dei risultati a livello qualitativo molto simili alle catene analogiche al giorno d'oggi. Però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e io reputo questo pedale uno dei migliori che io abbia mai provato, sicuramente il mio preferito nella categoria dei distorsori. Lo consiglierei a voi? Sì e no. È un pedale che costa tanto per la quantità di suoni che riuscite a trovarci dentro. Ve lo consiglierei se proprio volete questo suono, se proprio avete bisogno del suo suono. Punto. Il mio consiglio è, se diciamo riuscite a trovarlo in negozio, di provarlo se siete alla ricerca di un pedale distorsore. Io ormai lo ho da diverso tempo e sono veramente soddisfatto. Ma quindi, tornando alla domanda che mi sono posto all'inizio, conviene investire in un pedale valvolare? Questa domanda è sbagliata a mio parere. Sarebbe più corretto chiedersi quando conviene investire in un pedale valvolare. La mia risposta a questa domanda è molto semplice. E conviene comprare un pedale valvolare quando il suono che state cercando lo riuscite a trovare solo ed esclusivamente in quel pedale. Quando non siete riusciti a trovare altri effetti più economici che riescono ad avere un suono molto simile, diciamo, a quel pedale lì. Nel senso, vi faccio un esempio, quello che vi ho presentato costa 200 euro. Con 250-300 euro vi comprate una Mohair GA200 che ha un'infinità di suoni in più ed è una macchina che per il prezzo ha una qualità abbastanza buona. Il motivo per cui io non ho ancora venduto questo pedale è semplicemente perché non sono riuscito a trovare una impulse response che suona esattamente come questo pedale qua, che mi dà lo stesso tipo di suono sotto le dita. Punto. Non è che ci sia molto altro da dire. In conclusione, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a mettere un mi piace e scrivermi nei commenti, diciamo, se anche voi avete provato questo pedale o qual è, diciamo, il vostro distorsore preferito. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanellina. A voi non costa niente e mi date un grandissimo supporto. A questo punto non mi resta che salutarvi. Ciao!